La mafia si infiltra nel tessuto sociale, offrendo soluzioni immediate a problematiche la cui gestione è di competenza delle istituzioni. Perché lo Stato non supporta le imprese che hanno bisogno di liquidità, con interventi trasparenti, così da evitare che gli imprenditori cadano nelle reti di riciclaggio del denaro? Sono stati istituiti fondi di rotazione al fine di concedere finanziamenti agevolati a favore di piccole e medie imprese, di cui nell'articolo 11,2 della legge regionale numero 48 del 2012? A quanto ammontano questi fondi? All'interno di imprese e aziende, le associazioni di categoria propongono vari corsi di formazione. Perché non proporre anche corsi di educazione alla legalità per un vero sviluppo economico sostenibile e aperto alla crescita sociale? Spesso la mafia si infiltra anche nelle istituzioni e nei partiti politici. Molte sono le indagini in merito, frequenti gli avvisi di garanzia. Perché poi è così basso il numero degli arresti? In particolare in Veneto, la legge numero 48 antimafia è stata approvata solo nel 2012. Perché non prima? E come mai solo dopo 20 anni è stata approvata una legge contro il fenomeno mafia, quando tra gli anni 70 e 90 il Veneto è stato colpito da organizzazioni come la Mala del Brenta? Qui la nostra proposta. Nel nostro ordinamento giuridico è previsto il patteggiamento senza processo che riduce la pena di un terzo. Ci sembra di ravvisare un'ingiustizia, soprattutto quando sono in gioco alte somme di denaro pubblico sottratte alla collettività. Pertanto proponiamo al legislatore di intervenire e modificare questa norma così che la riduzione di un terzo sia applicata solo alla pena carceraria, mentre il denaro sottratto venga restituito tutto alla collettività, come giusto che sia.